Ok, good evening, ladies and gentlemen, la voce se ne sta andando che è una meraviglia, non ne avete idea proprio, sto credo di non arriverò alla fine della giornata probabilmente, però comunque se tutto va bene, se ho fatto bene tutti i miei conti, questo dovrebbe essere l'ultima live col WWE 2K, perché in teoria se lo story mode funziona come funziona quello di NBA 2K, cioè che dopo tipo un anno intero finisce l'arco narrativo, poi inizia proprio il free play, siamo arrivati praticamente alla WrestleMania, quindi credo che sarà l'ultima live col WWE 2K, e credo anche del 2018, perché settimana prossima è Natale, quindi non credo che ci vedremo, forse qualcosa fino all'ultimo penultimo dell'anno, chi se ne frega, non lo vogliamo dire, possiamo cominciare, cominciamo, la grande delusione addirittura. Mi spaventi, Buzz, e che cavolo. Esatto, abbiamo visto la furbata di Buzz di settimana di venerdì scorso. Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Vediamo adesso che cosa sarà la grande delusione. Andiamo dritti al punto, che non c'ho più voglia di fare match secondari. Quindi partiamo proprio all'assalto. Sta musica mi pompa, anche se non è una... Vuole sapere che cosa ci aspetta. Cazzo se lo è, Buzz, davvero. Cazzo se lo è. Madonna, è inutile, non riuscirò mai ad apprezzarla quella cintura. Merda, non ho tolto il commento. Non ho rimesso il commento. Che palle. E vabbè. Forse è meglio così, direte voi. I hate to admit it, but what you said is true. I have done everything in my power to keep this moment from happening. And it didn't work. But I wouldn't be where I am if I didn't have a plan B. C, D, or E. You see, I have done everything in my power to stop you, except for bringing back the most powerful force in sports entertainment. So you left me with no choice. It's time for Plan E. It's time for evolution. Ah! Proprio abbiamo raschiato il fondo del barile, eh? Vabbè. Cioè, facciamo la ragione, che devo dirti? Mi ricorda qualcosa, se devo dirla tutta, però me lo tengo per me. E ovviamente, come vuoi che vada a finire? Nel peggiore dei modi, ovviamente. Certo che le cose a questo proprio non gli vengono mai facili, c'è una sfiga addosso che fa paura. La settimana successiva, subito proprio, senza neanche perdere tempo.
E vediamo adesso in cosa si... in cosa consisterà tutto questo. Perché ormai abbiamo... detto lui, abbiamo raschiato il fondo del barile, quindi vediamo che cosa si inventerà questa volta. Porca miseria. Ok, sembra... ah, ah pure. Ok. Qualcuno non ha capito come funziona. Mi sa che lo scopriremo nella maniera sbagliata, vero? No, appunto. E dagli di lissone. Dagli di lissone fotonico, super, super clippato. Nah. Per chi cazzo mi hai preso, scusami, eh? Tutto telecamera, cosa stiamo... ti piacerebbe. Au. Oddio. Questi urli disumani cosa... cosa dovrebbero essere? E si clippano brutalmente nel muro. Non posso usare nulla per fargli più male, no. Vabbè dai, fanculo, eh. Continuiamo così. Non scassare la minchia, Hunter, fammi il favore, va? Mia, sta telecamera sto per vomitare. Se si dà una calmata a due secondi, cioè... gliene sarei un attimino grato, cioè... E upla. Questo ormai è diventato un marchio di fabbrica. Non c'è troppa fantasia nel pestaggio, lo ammetto. Mi sto limitando a fare quello che serve per andare avanti. Tipo fargli estremamente male, quindi. Ok. Vabbè, ah, giustamente. E mica ero da solo, mica era da solo, ci mancherebbe altro. Tutto lo sportello, il finestrino della macchina che si è rigenerato dopo il... addirittura. Ma soprattutto, scusate un attimo, che lui era dietro, che danno può aver subito sbattendo davanti? Chiedo per un amico. Vabbè, non ci è dato sapere che cosa... come abbia potuto farsi male così. La settimana successiva, ormai andiamo avanti così. Miracolosamente, ripeto, ha sbottuto davanti e lui era dietro. Che cazzo miracolosamente, scusa, zoppica pure, capito? Non dirmi che deve rendere vacante anche questo, perché sta iniziando a diventare una brutta consuetudine. Until you come out and face me!
Ok, coraggioso. Ma anche molto stupido, secondo me. Stai a vedere che tutte quelle dimostrazioni di rispetto che abbiamo fatto nel corso dell'anno sono servite a qualcosa nella trama. Attenzione, sto per piangere. Sì, sono servite a qualcosa. Incredibile, sto per piangere. C'è ancora Mania, ok, quindi non sarà l'ultima, mi sa. O forse no, perché tanto tra una cosa e l'altra ci arriviamo a... Vedremo, vedremo. Tanto spettatori, salve, come sempre fatevi sentire in chat, non fate in modo che questo sia un monologo. Su. Sono qui per intrattenervi, ma è un intrattenimento reciproco, insomma. Addirittura. Ah, c'abbiamo anche il nome, cazzo! Proprio fatto tutto in fretta, eh? Sì. Se lo sono inventati loro, meraviglioso. Quindi siamo i Baskill. Non è neanche brutto, però per carità. Ok, sentiamo i nostri compagni. I've been part of the clubs before, so I know about their weaknesses. There's always one or two members looking out for themselves, so we can exploit that tonight and defeat Evolution. Ho visto cosa hai fatto lì, Finn. Ho visto. Knowing those guys, all of them. Meglio tizio che doppio Finn Balor, perché questa non è la voce di Balor. Comunque. Jay, ancora per la cazzo di valigetta. Io continuo ad avere una certa paura, eh. Te lo ripeto. I don't care about that. Besides, the Triple H wasn't going for you, he'd be coming after me or Finn. So all that matters is we put an end to this power trip. Hey, just goes to show you never know what will happen. So you need to be prepared for anything. Same goes for tonight. Ecco, a casa mia questa si chiama teasing. Il tipo che vinciamo il match e poi mi incassi il Money in the Bank alle spalle, vero? Dai, dillo, perché tanto me la sto odorando tipo da quando ti ho visto con quella valigetta, ma dettagli. Scopriti per quello che sei, un gran pezzo di merda, su. Mamma mia, sti caricamenti infiniti. Voi non sapete quanto mi rompe i coglioni. Ed eccoci prontissimi, senza commento, forse è meglio così.
Dimmi che entriamo. Perfetto, entriamo insieme così risparmiamo un po' di tempo. Addirittura con nome e tutto. Ah, pure! Vabbè, andiamo avanti, su. Non c'è tempo da perdere. Io cioè, dovrò parlarci sopra perché sennò mi centrano il video per copyright su YouTube. Tra l'altro domani, per chi se l'è persa, c'è la replica di venerdì scorso. Vabbè, andiamo avanti, dai. Li conosciamo, sappiamo come sono fatti. E quindi questo è un match eliminazione. E quindi sarà una bella rottura di Katzenburg. Di quelle fenomenali proprio. Vorrei dire che faremo il culo a paiolo al nostro amico Randy e poi passeremo a tutti gli altri. E continuiamo dove eravamo rimasti, no? Secondo te mi faccio qualche problema? No, assolutamente. Ti spettasso l'esistenza, tipo. E opla. Del serio male fisico. E andiamo su. E che ti pensi che è finita? No, abbiamo appena iniziato. E via. Questi proprio mi piacciono da morire. E tre. Continuiamo a saccagnarlo senza pietà. Parlo poco perché effettivamente c'è poco da dire. Vediamo di malmenarlo ancora un pochino. Ammorbidiamo la carne, diciamo. E opalala, su. Dai the bus driver, subito. Senza troppa fatica. Magari chiudiamo pure, su. No, non chiudiamo. E anzi, già che ci sei, Hunter, ci passi pure tu. Bastardo! Scusa. Bello, mi è piaciuto sto... sto tracciante che hai tirato. Aspetta un po', voli un po' ancora. Vuole un altro po'. Fate un po' di schianto in allegria anche a te. Ce n'è anche per te, Dave. Salve spettatore. Ricordati di passare, di fare un saluto visto che ci sei. T'azzardare, t'azzardare. Ecco, ce l'ha fatto. Che figlio di puttana. Ho attraversato con... ho attraversato col corpo. Quanto mi ci vuole per rialzarmi? Ah, ecco. Devo ritornare in posizione velocemente. Vabbè. Meglio di nulla. Tanto con shotgun drop è più facile facile.
Ah no, pensavo lo... Bastardo! Madonna, lo fa volare adesso come minimo. E infatti... Madonna, devo entrare? Come facciamo? Ok. Ok, abbiamo evitato il peggio, ma non è... Ok, ritorno dentro che è meglio, eh? Adesso diamone pure a Dave, che non si... Che non sia mai che non penso a lui. Non sarà una roba semplice, però... Nel frattempo lo malmeniamo che... Tanto male non può fargli, diciamo. Continua il saccagnamento indiscriminato. Vabbè, ovviamente non risolviamo niente. E infatti, che pezzo di merda. Io ti prendo a cazzottoni nelle gengive, così vediamo se lo capisci. Vediamo se ti metti in testa che devi andare giù. E basta, appunto. E ce n'è anche per te, su, che vuoi che sia. Prego, non disturbatevi, eh. Faccio io. Mi bloccano in 5 secondi netti se provano. Non ce n'è bisogno, e va bene. Non è dubbio. Nel dubbio io me lo tiro via. E vediamo di fare le cose per bene. Due. E che palle! Addirittura eliminazione, quindi pensa quanto cazzo ci vorrà. Uff. No, cioè dovete rientrare, ok. No, non funziona così, ragazzo. No, non ci siamo. Ok, spero così tu lo capisca. Vabbè, non era quello che volevo fare, ma chi se ne frega, su. Figlio di... Dovrei cercare di dare il tag, ma a questo punto facciamo la vecchia maniera. E vediamo un dokoyokoyo. Nah, niente vecchia maniera. Questo ci aveva il suo perché. Oh, l'abbiamo fatta. 20 minuti per dare un cambio. Che ha fruttato un casino, adesso... Ne approfitto per immobilizzare. Ok, perfetto. Ha funzionato alla grande come idea. E continuiamo a menare senza... O meglio. Lasciamo che sia qualcun altro in questo momento a menare il nostro amico.
solo che gli fanno un culo a paiolo. E tutto questo sarà stato assolutamente inutile. No? Ok. Un piccolo cambio di programma. Ma utile sto tag, mi è piaciuto, eh. Bello. Un fenomeno proprio, eh. Di nome di fatto. Ok, torno dove ero rimasto. E qua c'è bisogno di qualche aiuto che... Se no la situazione andrà allegramente in vacca. Chissà che ci andrà uguale. Ok, bene o male. Stiamo dando qualche secondo per recuperare. Che non è servito un cazzo, ok. Vabbè, ce lo siamo presi noi, Pedigree, vabbè. Forse possiamo... Ci siamo sacrificati per la causa, speriamo che almeno sia servito a qualcosa. Ma penso proprio di no, vero? Su. Fai qualcosa, no, non fa nulla. Vabbè, ho capito. Non vuole rendersi in alcun modo utile il nostro amico AJ. E io continuo a dover intervenire per salvare le chiappe degli alleati che mi sono scelto, proprio per caso di dirlo. Mamma mia, ma con chi cazzo ho fatto società? Ma manco ci sta provando, cioè. Cortesia, fammi entrare che magari faccio di più, eh. No? No, proprio non ce la vuole fare. Oh, bravo, Ushko Rosh e tutta a casa. Così non l'ho fatto apposta. Torno dietro. No, non così. Ok. Facciamo un attimino di... Non abbiamo eliminato ancora nessuno. La cosa mi preoccupa. E gli abbiamo fatto il culo a paiolo finora, però non si sta traducendo in nulla di che. Anche perché non succede nulla, nessuno elimina nessuno. Ho già dovuto fare una ventina di salvataggi, tipo, perché... Ok, carino lo shot gun dropkick, ma... Devo fare qualcosa. Ecco qua. Vorrà dire che gli faccio il culo a paiolo. Nel mentre che Balor fa il cretino. Ho fatto una cazzata allucinante. L'ho pagata tantissimo. Cazzo, sono coglione due volte proprio, ma di quelli micidiali. Ok, adesso non sono più così coglione.
su. Chiudiamo così. Sì, vabbè, ma che cazzo. Io non ho ancora ben capito cosa sia questa cosa, però è una figata da vedere. E gliene tiro pure un altro in faccia, giusto per gradire. Ciò nonostante è conto di due, va bene. Va benissimo. Tirato due scop. Tirato due scopole fotoniche di non si sa bene che tipo. E ancora, non se ne vede la fine. Dobbiamo arrivare ancora al primo eliminato, eh. Non ce la posso fare. Avrò bisogno di aiuto a questo punto. E a ritranghete. Oh, vaffanculo. Sto andando proprio ai limiti del regolamento, tipo 27 volte al secondo. Ma è per una buona causa, quindi fanculo. Oh no, pensavo volesse un suicide dive, invece no. Torno, di nuovo. Sì, vabbè. Non ci arrivi proprio, eh. Che due palle! Cosa devo fare per buttarti giù, su? Perché si sono dati il cambio a vicenda, sti due imbecilli? E vabbè. Questo non ha capito un cazzo. E qua dobbiamo chiudere. Perché insomma, stiamo tirando un pochino per le lunghe. Su, servirà qualcosa quello che stiamo facendo? Lo spero, perché mi sarei rotto il cazzo. No. Mi dispiace, non è servito a niente. Perfetto. Tutto estremamente rassicurante, non c'è che dire. Ow. No. Ma mi hai rotto i coglioni però, eh. Bello di mamma. Adesso me ne vado, fai buono. Toto, ho messo anche in posizione. Fai quello che devi fare. L'ho piazzato proprio a pennello. Ok, non lo vuole. Non intervengono, strano. E fuori uno. Perché l'arbitro, che cazzo? Non so se te ne sei accorto, ma non c'è nessuno. E ancora una volta mi sacrifico per la causa. Perché è stata sostanzialmente una minchiata allucinante. Però è servito.
basso, che non si rialza manco morto. Che ti costa? Oh. No. Vabbè, si fai come vuoi. Scusi, arbitro, adesso me ne vado, stia calmo. Ok. Ma che... Ah, ho sbagliato tuttissimo. Adesso ritorno al mio angolo dopo aver... cannato completamente l'intervento, perché sono un imbecille. Niente di nuovo. Oh, mamma mia. Vabbè, ci pensiamo noi adesso, se non ti dispiace. Cammina nanna. E continuiamo a schiantarti da una parte all'altra. E di nuovo. Ok. Vediamo adesso che ci tocca. Opla. Scusa. Cazzo fai? È servito. Che facciamo? Ah. Non... vabbè. Vuoi fare così? Frega cazzo. Sei stupido. Non ci provo a non dirtelo, però sei stupido. Io sono già pronto a fare quello che devo fare. Ma che cazzo! Superman è diventato. Ma porca di quella... Uff, i comandi sono un po' ingestibili in certe situazioni. Niente di grave, insomma. Mamma mia, a posto. Credo ci sia qualcosa che non va. Non sapevo si potesse fare sta cosa. Perché non posso entrare, tipo, ed evitare, ecco, il peggio. Ecco. Ci sono riuscito con un po' di ritardo, ma ci sono riuscito. Ecco, adesso dimmi che cazzo c'entrava. Dimmi. Perché comportarsi così da coglioni? Dimmi. Quest'altro è un fenomeno. Oh, è già in posizione. Passato anche l'arbitro, tipo. E ci stava per ripassare pure adesso. Ok, forse siamo a posto adesso. No, si sta rialzando, meglio evitare il peggio.
Ok, 3 contro 1, direi che è tutto in discesa adesso, no? E adesso lasciamo che siamo loro a chiudere il conto, perché tanto adesso è così che va. Prego, fate pure. Io adesso manco parlo, facciamo stronto, ma che se dai. Vabbè, succede. Devo dire che chiudo, perché tanto sta morendo, non credo che abbia ancora... Ma santissima Vergine della Guadalupe. Altri schiaffoni. Schiaffoni da intenditore. Ok, su. Attrezzati per chiuderla, ragazzo, su. Dai, eh. Dritta sul coppino e andiamo a chiudere, su, che non c'ho più voglia. Voglio vedere come va a finire. Anche se la mezz'idea ce l'ho. Ma sarei un pezzo di merda, Hunter, scusami, eh. Stiamo facendo la nottata qui. Fammi il favore. No, proprio non ne vogliono. Non ne vogliono sapere. Stavo per dire cosa ha in mente di fare, poi ci ho pensato. Me ne stavo completamente dimenticando che esiste anche questo. Dai, chiudiamola che ci avrei di meglio da fare. Mamma mia, ma che cazzo è questo? Oh. Ti vuoi riaffidare a me? No? Ti sei solo buggato? Non avevo dubbi. Hi! Nel frattempo si è preso una ginocchiata, tanto per gradire. E lui in risposta si prende una testata nel coppino. Oh, su. Vediamo di chiuderla, perché sta diventando un po' troppo lunga sta faccenda, eh. Mi sento di dire. Poi... Ok, vorrà dire che la chiudo io. Prego. Altri spettatori, grazie per la fiducia che state accordando. Dai che lo chiudiamo, non c'ho più voglia. Su, papacura. Sbagliato tutto. Sbagliato tutto, beh, mo comincia a rompere le palle. Ecco qua. Mamma mia, non so neanche come ho fatto. Però l'ho fatto. Dai, che così la chiudiamo. Un short test. Questa non è la mia finisher, non lo è mai stata nella vita. Boh, vabbè. Basta che vinca così, ma la finiamo. Ok. Vediamo cosa sta per succedere, perché me lo immagino già da un lontano un chilometro. Sì, tutto molto bello, tutto molto lungo soprattutto. Vediamo che succede stavolta, dai. No? Ecco qua. Ma aspetta. Tutte e due.
No, 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 aspetta, mi sono perso qualcosa. Uno lo potevo capire, ecco, il perché lo potevo capire dall'inizio. Vabbè, me lo dovevo aspettare. Sono curioso di capire dove stiamo andando a parare. Però prima è finito il capitolo, quindi andrò a rimettere il commento perché mi sta dando fastidio il silenzio. Prima Baron Blade, poi Jester Seffenberg. A quanto pare Baron è molto fortunato quando è stato a scegliere gli amici. No, che non lo è, porca puttana. È peggio di Sting. Dicevo, vado a mettere l'audio perché mi sto angosciando. Perché l'audio sul commento, per quanto ignobile e inutile sto commento, male non fa a sentirlo, quindi. E che purtroppo sto facendo 200.000 magheggi vari ed eventuali di per le varie cose che mi servono per il canale, quindi ogni tanto mi dimentico. Ma continuiamo a questo punto. Adesso vediamo più che altro dove si va a parare, perché adesso davvero manca solo WrestleMania, quindi vorrei capire. Niente match secondari, non c'ho tempo da perdere per l'amor di Dio. Santissima Vergine del Guadalupe. Vediamo come si evolverà la cosa. For the last couple of days, all I have heard, why, Jay? Why'd you do it? Why did you and Finn turn on Buzz? Well, it's simple. There would be no Buzz if it wasn't for me and Finn. He wouldn't achieve anything without us. When he was on SmackDown, he used me to get to the top. He didn't beat Nakamura in the Dome in Japan. He stole it from me. He didn't beat John Cena in a submission match. He used the calf crusher that he begged me to teach him. Then when he came to Raw, he was lost without AJ. So he became my burden. I had to bail him out week after week. And I was the reason he found his inner demon. He would have never gotten past Bray Wyatt, let alone beat Braun Strowman for Universal title if it wasn't for me. But did I get any credit? No. Then we put everything aside to help him take on Evolution. And what do we get in return? Nothing. You see a trend here? It's always about Buzz. He gets the spotlight. He gets the credit. He gets the title shot. Not us. He was never going to give us anything. So we had to take it. Buzz, people love to battle all your so-called accomplishments. And talk about how you have had the fastest rise in history to the top of WWE. Well, your biggest Non vanno accomplishment is still to come when avanti you più main event WrestleMania and you lose to the phenomenal AJ Styles. And this time, there is no one to bail you out. You're all wrong. Yeah, the only friend he still has had his brain scrambled by Bray Wyatt and hasn't been seen since. So I don't think he'll be much help. No, he won't. Now with that being said, I kind of figured that you people might not understand why we did what we did. So I raised a very special guest tonight who can attest to everything I just said. Because Buzz selfishly used him to get to the top just like he did to us. So let's bring him out here.
Ladies and gentlemen, bus 4 mentor, Baron Blaine. I don't think AJ Styles could get any lower after what he did to Buzz, but he somehow has by bringing out Baron Blaine. We haven't seen or heard anything from him since he was revealed as the masked attacker in the match against Buzz in NXT. I wouldn't have shown my face anywhere after that either. He certainly looks like he's had a rough year. I think that's just how he looks. Madonna, ci mancava solo quello. Però per male, tutto a livello di storia è coerente. E sono quasi sorpreso. Can you tell everyone how Buzz used you to get to the top? Then he left you a broken man. I mean, he cost you everything, didn't he? No one will work with you anymore. You've lost your any promotion, your house. All because of Buzz. That's not exactly how everything went down, AJ. I was the one who attacked Buzz after his tryout match and cost him his shot at WWE. None of that other stuff would have happened if I hadn't done that. Hold on. What do you say? Don't you want to talk about all the terrible things Buzz did to you? I mean, how he left your life in shambles? I'm sorry, but I can't stand out here and bury my former protege. Not a day goes by where I don't wish that I could take back my actions. And honestly, I deserve everything that's happened to me because of it. Sembra giusto. I didn't buy you a plane ticket so you could come out here and tell everyone how great Buzz is. This wasn't the deal we had. If I had told you how I really felt, I would have never gotten this opportunity to speak the truth. What you and Finn Balor did to Buzz was far worse than anything I did. At least I had good intentions. So I just want to say I couldn't be prouder of everything Buzz has accomplished. And I can't wait to see him beat you at WrestleMania and take back his Universal title. I think I've heard just about enough about him. Ci manca solo quello, guarda. Mamma mia, proprio da stronzi, Meno quello. Dai, non facciamo gli stronzi. A questo punto, vista la situazione, ho bisogno di tutti gli amici del mondo il nostro bar, quindi fargli pure insultare Baron Blade sarebbe da minchioni fotoni, cioè non mi sento di... E non mi sento di farlo, dai. Tanto, salve spettatori, fatevi sentire, fate un saluto. Dai, non voglio fare il merda. Sarebbe stato simpatico vedere cosa succedeva se non l'avessi perdonato, ma... Dai raga, non era il caso. Altri spettatori, grazie mille. Passate per un saluto. Well, I never thought we'd see this. Hey, it takes a big man to forgive something like that. Or a foolish man. How long until Baron turns on him again? Vabbè, dai, non roviniamo questo momento così da subito, dai. Non mi sembra il caso. Dai. È arrivato questo settimana successiva, ok? È arrivato questo grande, questo bel momento, questo feel good moment, non distruggiamolo così. You might be wondering why Finn is out here with a gift. Well, it's not for me. It's actually for someone we had some battles with recently. No, it's not for Buzz either. His gift is coming at WrestleMania when I give him the gift of defeat. This present is actually for Triple H. So Triple H, if you wouldn't mind, come on out here so we can give this to you. Oh, okay, ho già capito. I know it's not a birthday gift. Triple H's birthday is in July. Why would you know that? My story. Ho visto una maglietta a strisce, ho già capito dove andiamo a parare.
perché tanto ormai abbiamo provato tutto, mancava solo questo, no? Su. I just want to say we may have had some differences recently, but that was due to being caught up in Buzz's selfishness. We had clear heads then, right then? Much clearer. So just to make sure we're cool, we got you this gift. Go ahead, take it. They got him a referee shirt? We even cut off the sleeves so you can show off your guns. What's this all about? Well, we were thinking. Since you really don't like Buzz, and we're positive you want to do everything in your power to guarantee he doesn't get the Universal title, you could be the special guest referee wrestling. Appunto. Ecco qua. Prevedibile. I think that's a great idea. You gotta be kidding me, the match at WrestleMania is essentially now going to be 3-on-1! You think Buzz is out here to forfeit the WrestleMania match? No way! It must look pretty bad for me right now, huh? Like I've got no chance with Finn Balor on the outside or with Triple H on the inside? Well, that's where you're wrong. Because at WrestleMania, I'm not gonna be on my own. I'm gonna have someone in my corner to even the odds, to watch my back. And that man is Baron Blade. Okay, now Buzz at least has a chance. Yeah, if you can trust Baron, because if he can, it'll end up being 4-on-1 at WrestleMania. Mamma mia. Dove cazzo siamo andati a parare? Che Dio ce la mandi buona a sto punto, che ne abbiamo bisogno, ma ne abbiamo bisogno tanto. Tanto salve spettatori che entrano, spettatori che vanno e che tornano. Lasciate un commentino, un saluto. Siamo già a Mania addirittura, proprio senza manco una spiegazione rapida. Così, veloce veloce proprio. Se cerca... Come cazzo è vestito Baron Blade? No, ditemelo. C'è proprio il suo marchio di fabbrica quello. Proprio vestirsi di merda. This is it, Buzz? You ready? Yeah, other than some nerves. I've wrestled on some big shows this past year, but never in front of this many people. Hey, what did I tell you when you were nervous before your WWE tryout? All that matters is the room's the same size. Exactly! You remember! Any other advice for me? No, I mean, the only thing I have left to say is... Thanks. For what? For everything. For forgiving me, for letting me back into your life. Look, we don't need to get into all that right now, Baron. All that's a mess. I know, but... If it wasn't for our past, we wouldn't be here tonight. And it's unbelievable we are. I'll be honest, when you first got to my wrestling school, I didn't think you would amount to very much at all. Thanks. But you worked hard and proved me wrong. And after your dad, well, I made it my mission to help you realize your potential. Just got too wrapped up in everything. Your dreams became my dreams. I started living through you instead of for you. But this is your night tonight. This is about your boyhood dream, and I will do everything in my power to help make that dream a reality. That really means a lot. But seriously, let's save any tears for after I win my title back, okay? Okay, deal. Hey, how about a BCW handshake for old time's sake? I don't know if I remember how to do it. I bet you do. Ci sono cose che non cambiano, vedo. Ok, vediamo un po', c'è la classica carrellata.
WrestleMania. Four years ago, I needed Triple H just to have a chance to face Randy Orton and Batista later that night for the championship. But I walked away with the title. And I know it sounds cliche, but that just proved that anything is possible. So multiply that feeling you had watching me by 10 million, and that's how you'll feel tonight if you can pull this off. Don't even think about that. Just focus on doing the impossible. I've seen you do it before, and I know you can do it again tonight. Ovviamente. Any chance you're gonna call a fair match tonight? Silenzio che vale più di mille parole proprio. Sentiamo anche due paroline da Angle. I'm supposed to be a marshal, but I'd be lying if I said I wasn't rooting for you to win tonight. Of course, no one has ever risen to the top of WWE faster than you did. You even managed to top my rookie year, and that's saying you had a minor setback losing the title to AJ, but it was a cheap attack. Tonight, you're ready. Oh, it's true. It's damn true. E allora direi che possiamo cominciare. WrestleMania, Buzz steps onto the grandest stage of all to try to regain his Universal title. But he won't be doing it alone. He'll have his mentor. Some would even say his father figure, Baron Blade, at his side. You left out Turncoat Cole. This is Baron's second chance to show his true colors, Corey. As far as I'm concerned, he only has one true color, yellow. E direi che siamo pronti, quindi. The wait is over. This one's eccoci qua. And it's coming up next. We have one of our breakout talents against AJ Styles. This one's gonna be a classic. Almeno stavolta hanno messo hanno dato il nome, che insomma era un po' triste prima come cosa, su, mi sa che questo sarà un finale anticipato. Pensavo durasse un po' di più oggi, ma mi sa che sarà una chiusura così, a meno che non ci sia qualche sorpresa che non so. Ma vediamo di persona. Dai, col furgone bruciato, ma che cazzo. Buzz is sending a message to AJ Styles and Triple H. You can beat him down, even set him on fire, but he'll still persevere. Now, unfortunately for Buzz, fancy entrances don't win matches. Bellissimo. Ma che tristezza è. Ma che cazzo. Pure il primo piano sul furgone bruciato, ma che. Oh mio Dio. Promette bene, ragazzi, promette proprio benissimo. Niente, è entrata. Niente, è entrata particolare. Ok, è andata a fare in culo. Andiamo avanti. Concentriamoci sulle cose che contano. Letteralmente. Introducing the champion from Gainesville, Georgia, weighing in.
Direi che possiamo cominciare allora. Oh, yeah, it's go time. Vediamo se dobbiamo rispondere di qualche condizione particolare. Spero ovviamente c'è un briciolo di booking e non semplicemente fargli il culo e spera di vincere, perché sarebbe un po' triste. Ok, perfetto, c'è un briciolo di booking. Vediamo di costruire il match allora. Continuiamo. Facciamo del serio male fisico allora. Andiamo a lanciarci in allegria. Credo di avergli inclinato tre costole tipo, perché l'ho schiantato male. Dai, buono. Bastardo. Oh. No. Ok, continuiamo. Vediamo adesso che cosa succede. E ovviamente le prime interferenze. Vabbè. Vabbè. Giustamente. Nah. Ah, ecco, era tutto qui il... ma sarei un pezzo di merda anche tu. Oh, bla. Ok, torna dentro, ma ti aspetto che tanto... che vuoi che sia. Vabbè. Sempre lì a menarla te, Tag made here. Uh-oh, this is a powerbomb. Oh, bla. Vediamo di svitarlo in tutte le maniere umanamente concepibili. E così chiudiamo il cerchio, va? No, ancora, stai buono con, non dire cagate. Ce ne vuole ancora. Tanto altro spettatore, salve. Bastardo AJ anche tu, Fanculo. No. Ma porca troia, ho sbagliato tutte e tre. Sono un grandissimo minchione. Adesso dobbiamo rifare tutto da capo. Che bello. Che grandissimo minchione. Che gigantesco pantagruelico minchione. E rifacciamo allora. Oh, ritorniamo dove eravamo rimasti, anche più cattivi di prima se possibile. Un bel sandwich. E ritorniamo dove avevamo rimasti. E insisto. Insisto e continuo. Che ha tremato il mondo su quel... Molto domande facili. Porca miseria. No. Ma non ci provare neanche, va a far culo ogni volta sta cosa. Prendi la rincorsa e dagli a demanata. Oh,
spaccata secca, proprio senza, senza troppi complimenti. E oppala là. No, non ancora, stai buono, non dire cagate. Te l'ho già detto anche prima. Oh. This is raw power here. Gut wrench suplex coming. There's more to come. Another. The superstar is still not done. Hoppla. Ti pensi che abbia finito con te? Ma non pensarci neanche, ragazzo, su. E giù un'altra. L'ho visto che c'è il comeback. Rialzati, stronzo. Che ti sto aspettando, bravissimo. No, non avevo spazio per il comeback. Lo sto a perdere. Su, torna dentro, ti sto aspettando. Che mi pompo pure, dai. Fai con calma, AJ, eh. Credo si sia buggato. Lo vado a prendere io, che non si sa mai. Non ha capito un cazzo. E me lo porto a spasso, allora, così magari lo capisce. Opla. Ah, ma questo non era ancora la finisher. Pronto col bus driver, su. Tanto probabilmente sarà un... diventerà un conto di 12. Non di 3. Fammi vedere. Anzi, me lo aspettavo più lento il conto, dai. Pensavo fosse più lento. Beh. Bella inculata così. D'altra parte, ragazzo, su. Per chi cazzo mi hai preso? Proprio detto senza. Io continuo a pestarti la vita. Perché tanto è così che va a finire con te. Chiudiamo facile col bus driver. E buonanotte ai suonatori. No, non la vuole chiudere facile. Pensi che ti frego così? No. Non basta. Però funziona magari online. Che due palle. Ecco, adesso devo sperare nel timing, perché è l'unica cosa che mi permetterà di evitare questo. E ci sono riuscito, cazzo. Pensavo peggio. Ma stai calmo, Cole, porca puttana. Dai, chiudiamo col bus driver. Perché stavolta chiudiamo sul serio, per cortesia. Su, dai. Per l'amor di Dio che sia finita. Madonna, madonna, madonna. Vediamo se riesco a incularlo. Oh. Adesso è finita per forza, eh. Non voglio sentire storie. Su. Ma lo dovevo aspettare. Me lo dovevo aspettare. Riproviamo.
me lo dovevo aspettare anche questo. E vedrò di continuare a menarlo senza pietà. Bastardo. Si è spostato figlio Androcchia. Si possono bloccare. Pensavo. Adesso vediamo di spaccargli il culo nella maniera più brutale in assoluto. Vabbè. Si è fermato a metà strada. E continuiamo a menare senza pietà. Ma sì, dai, un po' di button mashing inutile perché non serve a niente. Abbiamo tipo 12 di sottomissione. E opla. E adesso per cortesia, vuoi morire male? Grazie. Su. Dai, chiudiamola che così facciamo i titoli di coda. Buonanotte al secchio. No, non ce la può fare. Vediamo se ce la faccio. Sì. Adesso vediamo se non rompe i coglioni Banner, però, eh. Che non vorrei. Faccio qualcosa di cui pentirsi, no? Bravo ragazzo! These guys feel no love for each other. Here's another look. Tutto costruzione nuovo. Bellissimo il nome del trofeo. È successo un po' di tutto. 12.000 bus driver. Un paio di power bomb. Mi sa che ce l'abbiamo fatta sul giro, eh. Perché mi sa che non è così facile. Aspetta, eh. Ah, meno male. Cosa avresti in mente? Non dirmelo. Almeno alla fine l'ha capito. Direi che sì. È un signore happy ending questo. Almeno devo presumere sia un happy ending o sia un ending proprio, perché ciao Chris. Ma si festeggia la sua, si festeggia il suo titolo, ma spero non sia finita qui a questo punto, anche perché se finisce qua significa che finisce anche la live e mi tocca darvi appuntamento già settimana. Sì. Si chiude così con questo meraviglioso album fotografico che nessuno ha chiesto, però va bene così.
una meravigliosa serie di fotografie che nessuno ha chiesto, di momenti assolutamente random, però hanno il suo, hanno il loro perché. Dovrebbe scendermi la lacrimuccia, ma proprio non ce la faccio. Lo dico senza timore. Vabbè, non preoccuparti, c'è sempre venerdì prossimo. Probabilmente faremo qualcos'altro a questo punto. Anzi, no, bugia, venerdì prossimo che giorno è? Perché avevo detto per Natale che non avrei fatto nulla. Forse venerdì prossimo si ritorna su Twitch, ma a questo punto cominceremo con qualcosa di nuovo. E probabilmente cominciamo Soma. Non so se lo conosci. A meno che non ci sia qualche roba bonus che non so. Forse mi sa che abbiamo finito. Allora, il mio giudizio su tutta l'esperienza, mi sento di dire che già che ci fosse una storyline nella modalità carriera era è stato un grandissimo passo avanti. E che bene o male avesse anche una sua continuity e non fosse buttata a cazzo di cane. Da quel punto di vista, ottimo lavoro. Però a questo punto mi aspetto molto di più per l'anno prossimo, per forza di cose, cioè, insomma, dopo quello che abbiamo visto quest'anno mi aspetto ancora di più. Non potrebbe essere altrimenti. Meraviglioso, questa carrellata dei momenti che abbiamo passato all together da qui, da praticamente novembre abbiamo iniziato praticamente a ridosso del day one. Il nostro titolo farlocco. E poi le schifezze vermose di Bray Wyatt. Insomma, è stato un bel viaggetto. E anche abbastanza lungo, perché alla fine sono state 6 live da 2 ore. Ridendo e scherzando, sono 12 ore di gameplay belle buone. Non è stata una cosa così rapida come mi aspettavo, anzi. Mi sento di dire comunque che è stata una cosa ben fatta, che non era una cosa così scontata. E comunque aspettatevi un comunicato della sito della WWE a questo punto, perché potrebbe succedere qualcosa di strano, perché ho avuto notizia da Dave Meltzer che, nonostante sia di nuovo Universal Champion, i rapporti tra base e la dirigenza non siano al massimo e forse potrebbe andare da un'altra parte, un posto che conosciamo bene, insomma. Chiudiamo il capitolo definitivamente a questo punto. No, aspetta, non è mica finito. Visto che mi compaiono ancora ste schermate, io sto aspettando prima di fare i saluti, perché ah, ok, infatti, come mi immaginavo, come appunto nei giochi nelle career mode della 2K, si potrà continuare, ma mi sento di dire che adesso dovrà finire così, perché giustamente non possiamo andare avanti all'infinito. Magari possiamo fare questa difesa giusto per chiudere bene il cerchio. Soprattutto per fare orario, perché abbiamo iniziato neanche da un'ora, non mi sembra il caso. Anzi, aspettate,
Ma cavolo. Non mi è dato sapere da quanto siamo in live. Difendiamola giusto una volta sta cintura, che non mi sembra il caso di... E chiudiamo i conti, su. Beh, non c'è neanche voglia di star lì a... Ma proprio lo posso fare come voglio sto match, bene. Interessante, dai. Vorrà dire che... C'è solo una cosa che posso fare, sì, lo so. Lo so che avete cambiato tutto per il, per l'NA serie, ci mancherebbe. Soprattutto. Ah no, bugia, quello funziona sempre come, come al solito. Vabbè. AJ deve rompere i coglioni. Non capisco come si... come si apra la... cioè come si apre la porta, perché ho visto che c'è il lucchetto, ma... ecco, lì volevo andare a parare. Devo spaccargli la faccia una ventina di volte sulle pareti della cella, ok. Opla. Quanto ci vorrà secondo voi prima di... prima di sfondare le pareti così, perché secondo me facciamo notte, tipo. No, sono le animazioni sono molto convincenti per lo della serie. Da quel punto di vista hanno fatto dei passi in avanti non indifferenti. Non c'è che dire. Opla, no, troppo vicino. Beh, mi diverto a spettacolare Gestalt un pochino e poi la chiudiamo, che tanto. Ok. Quei 7-8 tentativi per sfondare la... Guardate, non posso neanche usarla per uscire, tra l'altro. Ah no, devo schiacciare L1, scusate, che non mi compare l'indicazione a schermo, giustamente, io come cazzo faccio a saperlo? Sì, lo so come si fa. Adesso saliamo un po' su. Complimenti per l'inquadratura. Che proprio è... che cazzo, sono volato giù come un minchietta. Mamma mia, Jay, dai, su, fammi la cortesia, eh. No, eh. Per favore. Grazie, vabbè, certo. No, vaffanculo. Ma ci mancava solo quello, guarda, eh. No. Stai buono, stai buono. Vai dall'altra parte, su. Mamma mia, tutto a testate ti prendo, su. Ti aspetto su. Voglio dire. No, che devo...
completare la salita, ecco cosa mi mancava prima. Adesso dimmi, perché quel grandissimo stronzo non risale giù? Dai, su. E dai, eh. Che c'è, strizza? Su, dai. Sto aspettando. Che fa, sale? Guys, these superstars really do appear to be in peak physical condition here tonight, which isn't surprising. Non posso scendere in this championship match. Devo aspettare che salga per forza. Ah no, ok, posso scendere. This crowd has literally been on the edge of their seats ever since this title match kicked off. Che nella sala del cazzo, penso, non... no, mi dispiace. Ma che cazzo... Eccolo lo stronzo. Vaffanculo. Ok. Salvato sul finale. Ci è mancata una scorreggia. Ma ci siamo salvati sul finale. L'ho vista brutta. E a ritranghete. Su. Che bastardo. Che figura di merda. Scusa. Scusami il francesismo. Beh. Stato bello. Dai, ciao, arrivederci. Ma guarda adesso che deve rompere i coglioni. Guardalo. E io ti asfalto l'esistenza. Su, no, ciao, arrivederci. Che cazzo. È stato bello, ciao, arrivederci. Che cazzo. Tutto molto divertente, però a una certa hai rotto le palle. Che cazzo. Adesso vorrei capire come funziona, visto che sono... Visto che sono libero dai... Ma mi sa che abbiamo finito alla grandissima l'arco narrativo, quindi mi sa che... Esatto, direi che possiamo chiudere perché sennò andremo avanti in una serie infinita di match inutili, quindi direi che abbiamo finito proprio per sempre con WWE a questo punto, perché non mi sento di continuare a vuoto con match inutili che non avranno nessuna logica, quindi direi che possiamo fermarci qui. Ci vediamo a questo punto venerdì prossimo. Martedì su YouTube niente live perché grazie al cazzo è il 25. Poi giovedì 27, me ne stavo dimenticando, ci vediamo al Medioevo di Sydney per il torneo di FIFA commentato come sempre da me. Il giorno dopo, il 28, siamo live, e a questo punto siamo live su Twitch, e a questo punto cominciamo un altro gioco. Probabilmente, come ho detto prima, sarà Soma. Quindi preparatevi a cagotti da combattimento e tutto quello che sapevate su di me, o perlomeno l'idea che vi eravate fatti di me, morirà miseramente di fronte ai colpi devastanti del cagotto.
Quindi, se lo state guardando invece su YouTube, non dimenticate di mettere mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivetevi. Fate bene, iscrivetevi, fate bene. I'm Jack Tripper, e se non vi è piaciuta questa roba, lo sapete. Non sono sicuro di volervi conoscere.